Il presidente Luca Zaia ha nominato una task force per la superstrada Pedemontana con il compito di supportare la regione del Veneto nelle funzioni di concedente, stazione appaltante, alta vigilanza e supporto tecnico per il completamento dell'arteria a pagamento che con i suoi 95 km di tracciato, 16 caselli e 35 comuni coinvolti è la più grande opera pubblica attualmente cantierata in Italia. Il coordinamento è stato affidato alla dottoressa Ilaria Bramezza. Zaia ha ricordato che i cantieri non sono fermi. Se verrà confermato il closing finanziario entro la prossima estate, serve 1,5 miliardi di euro. L'opera in 3 anni sarà completata. Il primo tratto, quello tra Breganze e Bassano del Grappa, sarà già percorribile nel 2018. Noi vogliamo fare in modo che si possa dar via ancora nuovamente i cantieri. I cantieri non sono sospesi, però è tanto vero che se si arriva al closing finanziario, come si dice, e quindi si riesce a trovare la quadra finale, noi sappiamo con certezza che al 2020 l'infrastruttura è tutta conclusa. Zaia usa questo paragone per spiegare gli intoppi. Se tu vai con una perizia di un appartamento che vale 100.000 euro e ti presenti in banca con una perizia da 1 milione di euro, ti dicono scusa, rivediamo forse le misure perché io posso darti il mutuo, ma mi devi scrivere quanto vale veramente. A giorni arriverà la nuova previsione aggiornata sul passaggio dei veicoli. Adesso arriverà il tanto sospirato studio di traffico che abbiamo commissionato alla società che ha fatto quello del passante e non ha sbagliato gli studi di traffico fatti a suo tempo, per cui penso che poi incrociando i dati non saranno più 30.000 veicoli dato ante crisi, ma saranno comunque i veicoli importanti che ci permetteranno di dire che la infrastruttura sta in piedi.